Ha chiuso bene il Bari, che prova ancora con Cassano, posizione regolare, grande controllo in velocità di Cassano in area di rigore, Cassano ancora rientra sul destro, Antonio Cassano, 2-1, abbiamo visto due grandissimi giorni. Che gol, Fabio, che gol, lancio lungo, ha stoppato, ha controllato bene, ha dribblato ancora all'interno e poi l'ha messa dentro. Il Bari è in vantaggio meritatamente. Secondo me quello che sta provando adesso Cassano non lo può spiegare neanche lui. Non lo può spiegare neanche lui. Chissà quanta gente avrà in quella curva lì. Abbiamo dato migliore in campo in Innaia, ma anche questo ragazzo dopo questo gol anche lui si meriterebbe la palma del migliore in campo. Due ragazzi interessanti. Oggi in grande difficoltà la difesa dell'Inter, perché ogni ancio lungo sia Cassano che Ninaia è più veloce di tutti quanti. Anche qui Blanc si è fatto tagliare fuori troppo ingenuamente, uno come lui deve prendere posizione, non farsi tagliare fuori in questa maniera. Senti, il regolamento va applicato, siamo d'accordo, però se Cassano non va sotto la curva adesso, quando ci va? Proprio lui. Adesso ha poco per reagire l'Inter, deve provare a farlo. Eccolo, gol di Cassano che parte ancora in contropiede, c'è Cassano in contropiede e ha cercato un pallonetto, ancora doveva riprendere fiato dalla corsa.